Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Flight Controller GPRC F722 IOV2. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo il Flight Controller, dei cavi per i collegamenti, un condensatore e dei gomini di riserva. Troviamo anche un manuale di istruzioni molto dettagliato con specifiche schemi, per qualsiasi dubbio vi invito a consultarlo. I cavi di collegamento vanno messi in questo connettore, qui possiamo collegare qualsiasi VTX in digitale come DJI, Walksnail o HD0. Il pad alimentazione restituisce la tensione diretta della batteria, se state usando un Air Unit primo modello vi ricordo che questa VTX supporta massimo l'IPA 4 celle. Il cavo di potenza è un 16 AVG da 7 cm con connettore XT30. Il condensatore è un Rubicon 35V 470 microfarad, come sempre il polo negativo è rappresentato da questa striscia con dei meno. La scheda ha già 4 gomini soft mount inseriti, ma ce ne vengono forniti altri 4 di scorta per ogni evenienza. Passiamo ora alle specifiche del Flight Controller, come abbiamo visto si tratta di un FC IO, quindi abbiamo anche gli ESC integrati. Questo tipo di schede solitamente vanno posizionate con rotazione di 45 gradi, il formato dei fori infatti è di 25x25 mm. Il processore è un F722, mentre il giroscopio è un ICM42688P. In questo punto notiamo il chip dell'USD per i sistemi analogici, vi ricordo che per i sistemi in digitale non c'è bisogno di questo chip, perché l'USD viene trasmesso via UART. In quest'angolo abbiamo le connessioni per tutte le periferiche, in particolare notiamo la UART 3, la UART 1 e la UART 4, tutte complete di pad TX ed RX. Sull'altro lato abbiamo la UART 2 e la UART 5, anche queste complete di TX ed RX. Possiamo collegare in questi punti tutte le periferiche che ci servono, come ricevente, GPS, sistemi analogici e così via. Sui lati abbiamo 4 serie di 3 pad per collegare i motori, i MOSFET sono piuttosto vicini ai pad, quindi fate attenzione con le saldature. Su questo lato abbiamo i 2 pad per collegare il cavo di potenza, mentre su questo lato troviamo il connettore USB per la configurazione e l'aggiornamento firmware. A tal proposito vi ricordo che il target di questo Flight Controller è GPRC F722 IO. Questa scheda integra una memoria flash da 16 MB per registrare il log della black box, utile se dobbiamo fare del tuning al nostro drone. Passando alla parte inferiore della scheda notiamo tutta la componentistica degli ESC, infatti essendo un Flight Controller IO ci sono anche gli ESC integrati. Per quanto riguarda le specifiche, abbiamo degli ESC 8-bit con firmware BlueJay installato, la versione è la 0.16 a 96 kHz. Questi ESC sono quindi pienamente compatibili con il bidirectional D-Shot e gli RPM filter. La corrente supportata è di 35A, con picco di 45A per un massimo di 10 secondi. Il target degli ESC è GH30. Se necessario potete tranquillamente configurare e aggiornare gli ESC tramite il sito eskconfigurator.com, vi lascio il link in descrizione. Ed eccoci arrivate alle considerazioni finali, questo FC IO GPRC si configura come una scelta molto interessante nel momento in cui vogliate assemblare un CineWhoop o un drone ultraleggero da 4 o 5 pollici. Buono il processore F7 che offre tutte le porte UART di cui abbiamo bisogno, infatti non avremo problemi a collegare un GPS, la ricevente e la nostra VTX digitale o analogica che sia. Per quanto riguarda il firmware degli ESC, BlueJay non è il top, tuttavia 35A di corrente continua permettono di utilizzare motori che siano pensati per sollevare grossi carichi. Se infatti abbiniamo questa scheda a un CineWhoop da 3.5 pollici non avremo problemi a tirare su una GoPro e l'IPO da 6 celle da molti ampere. Allo stesso modo se avete un 4 o un 5 pollici ultraleggero, magari pensato per il long range, avere degli ampere extra risulta sempre molto comodo. Ovviamente quando parlo di 5 pollici questa scheda non va bene se dobbiamo abbinarla ad un drone freestyle o racing, in questo caso i classici stack 20x20 o 30x30 sono maggiormente indicati. Se vi interessa, sempre rimanendo in casa GPRC, vi consiglio questo stack 30x30 che ho recensito proprio qualche tempo fa, vi lascio il link in descrizione.
Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.